Abel e Marco Furlan, due ragazzi di Verona. Basta una perquisizione nelle loro abitazioni per confermare i sospetti. Il giudice istruttore Mario Sannite non ha dubbi. Quei due ragazzi fanno parte di Ludwig. Al commissariato diranno: volevamo vedere come ballavano con le fiamme. Abel e Furlan volevano essere uomini forti, virili. Un eroe non muore mai del tutto, diceva il nazista Léon Degrelle. Furlan e Abel volevano diventare due eroi immortali. E per conquistare l'immortalità avevano bisogno di sacrificare un bel po' di vite umane. Abel e Furlan negano, si difendono. Si dichiarano, ma sono stati colti in flagrante. Devono spiegare quello che è successo alla discoteca Melamara. Marco Furlan minimizza, una ragazzata e null'altro. Volevamo fare solo un po' di fiammelle, divertirci a vedere le reazioni della gente, scoprire quali emozioni si potevano provare. Abel invece: sì, volevo bruciare la discoteca perché ho qualche cosa contro le discoteche. Soprattutto per il tipo di gente che frequenta le discoteche, per l'ambiente, per le persone che vanno nelle discoteche. Ma forse è la discoteca in se stessa, come luogo, che rende vittime le persone che la frequentano, inducendole a sbagli assurdi che mi ripugnano. Si spargeva la voce in quel periodo che le persone che frequentavano il Melamara ed altre due discoteche molto famose del nord Italia, che facevano lo stesso tipo di musica e quindi di ambiente, fossero non solo fricchettoni, ma che ci fossero dei drogati, e sicuramente c'erano, perché erano gli anni in cui c'era molta droga nelle discoteche, ma c'erano anche persone tranquillissime, c'era, io credo, 80-90% delle persone normalissime che erano, venivano da tutta Italia, fra l'altro da tutto il nord Italia, per ballare in questa discoteca. È assurdo che i giovani siano traviati e fuorviati da questi luoghi. Io stesso ho constatato che una ragazza perfettamente vitale, dopo aver frequentato l'ambiente delle discoteche, aveva completamente cambiato natura, assumendo anche stupefacenti. Penso che la discoteca annulli la personalità dei giovani. Per me è come una trappola. È come un circolo vizioso da cui un giovane non può più uscire. Sembra di leggere uno dei tanti volantini di rivendicazione spediti da Ludwig. Ma dopo aver scoperto quello che ha raccontato Furlan, anche Abel ritratta. Il 14 marzo 1984, Abel e Furlan, allora studenti universitari, vengono bloccati dai carabinieri mentre stanno per dare alle fiamme una discoteca di Castiglione delle Stiviere. Dicono che si tratta di uno scherzo. Wolfgang Abel, intanto, si è laureato e ha tentato un paio di volte il suicidio. Questo colloquio è stato registrato nel manicomio giudiziario di Reggio Emilia. Non è che per caso stavate spargendo benzina o cose del genere? Sì. E davate fuoco a questa benzina? Ma no. E allora perché? Ma questo tanto. Che senso aveva? Volevamo dare fuoco. Non siete arrivati in tempo? No. E la discoteca è bruciata? No. E attorno c'erano state delle altre discoteche che erano bruciate o altri casi del genere? Non ricorda niente? No. E come avete deciso di andare a spargere quella benzina quella sera? Ma era... è abbastanza solito che due ragazzi dicono: prendiamo un po' di tanche, andiamo a spargere in una discoteca. C'era qualcuno là dentro che non ha malato? Ma era un po'... Cosa vi avevano fatto quei ragazzi che stavano ballando? Niente. Ma non era la nostra intenzione di fare del male alle persone.
Ma quello che è successo al Melamara non è uno scherzo. Inizialmente si pensò che potesse essere uno scherzo, però poi naturalmente quando si sono viste, adesso io non ricordo esattamente, sono passati molti anni, però quando si sono viste alcune persone che si erano bruciate, anche se può sembrare uno scherzo, era sicuramente uno scherzo di cattivo gusto, quindi c'era molta rabbia da parte di tutti i ragazzi che erano lì. L'incendio è stato organizzato per intrappolare tra le fiamme il maggior numero di persone possibili. Il fuoco è stato innescato proprio davanti alle uscite di sicurezza per sbarrare ogni possibile via di fuga. Un omicidio, la curiosità. Vogliamo conoscere tutto quello che è successo, i particolari della scena, l'arma utilizzata, la storia della vittima, su chi si appuntano i sospetti degli investigatori. Non siamo spaventati, a noi cose così non possono capitare. Sì, dell'omicidio ci tranquillizzano, ma se qualcuno ammazza per un bisogno incomprensibile e lo fa tante volte senza una ragione apparente, allora nessuno si sente più al sicuro. E la curiosità si trasforma in paura, una specie di cappa che avvolge strade e piazze, che fa sparire la gente appena fa buio. Wolfgang Abel è il terzogenito di una famiglia tedesca protestante. Trascorre l'infanzia a Monaco di Baviera, un'infanzia serena tra agi e benessere. Poi si trasferisce a Verona. Il padre è direttore di un importante gruppo assicurativo tedesco, un uomo severo, rigido, autoritario. A Verona frequenta la scuola media e poi il liceo scientifico Fracastoro. A scuola Wolfgang è un allievo modello, sempre ottimi voti. A 24 anni è già laureato in matematica, 110 e lode. La sua vera passione, però, è la filosofia, soprattutto Kierkegaard. Suona la chitarra classica, ama la vela, la disciplina fisica, la natura. Marco Furlan è il terzogenito di 5 figli. La madre è una donna di casa, si dedica completamente ai figli, soprattutto ad uno, affetto fin dalla nascita da una malattia. La famiglia trasloca spesso, molte città, per il lavoro del padre. Poi si trasferisce a Verona, quando il padre diventa primario del reparto ustionati di Borgo Trento. Nessun trauma, nessun evento violento turba la sua infanzia. La sua vita scorre normalmente. Ha risultati brillanti a scuola, si laurea in fisica. I due si incontrano al liceo. Nasce un'amicizia profonda, fanno lunghe passeggiate in campagna, viaggi avventurosi. Wolfgang e Marco si spostano in bicicletta. Hanno uno stile di vita austero, rifiutano il lusso, l'ostentazione della ricchezza. Sono della Verona bene, abitano a Borgo Trento, uno dei quartieri più belli di Verona. Sono diversi dai loro coetanei. Non desiderano auto di grosse cilindrate, non corrono dietro alle ragazze. Amano stare da soli. Sono di destra, ma non appartengono a nessun gruppo politico. Hanno un rapporto esclusivo che esclude gli altri. Nessuno è ammesso ai loro discorsi, alla loro vita, ai loro pensieri. Si credono superiori a tutto e tutti. Amici, è difficile parlare per Abel e Furlan di qualcosa che comporta spontaneità, condivisione profonda di paure, di sogni, di ambizioni. Loro piuttosto sono stati due ragazzi che si sono trovati per le loro insicurezze e che hanno presto stabilito un tacito accordo. Mai valicare la sfera dell'intimo, del personale. Piuttosto viaggiare, discutere, ma sempre di argomenti lontani, spogliati dai colori del sentimento. Per difendersi da tutti e forse l'uno dall'altro. Primo dicembre 1986. Dopo due anni di indagini si apre il processo di assise a Verona. Wolfgang Abel e Marco Furlan partecipano alla prima udienza, poi rifiutano di partecipare al processo. Non sanno accettare la detenzione. Durante il processo le condizioni di Abel si fanno crescere.